Salve ragazzi, benvenuti alla seconda bonus battle della Special Place. Qui dobbiamo affrontare Norg. È un boss magico che all'inizio il vero boss sarà nascosto. E noi vedremo gli HP sono la parte centrale, però ci sono due sfere blu che cambiano colore, vedono gialle e rosse. Quando vedono rosse sperano un potente attacco. Se vengono colpite, tornano blu. Quindi se noi abbiamo degli AoE, faremo sia i danni alle sfere per farle tornare blu, sia i danni al corpo centrale. Io cercherò di fare così. Gli obiettivi abbiamo i turni della magia, della difesa e colpire col vento. Qui qua sono diventate gialle, quindi bisogna colpirli. Ok, la depressa vento ce l'ha solo quando esce il vero boss. Ok, come avete visto sono tornate blu. Le sfere sono immuni a tutti i tipi di elementi. Se non mi sbaglio, quindi vi conviene andare solo con cose attacchi non elementari. Sì, sono immune a tutte tranne che a Dark. Mamma mia! Eppure l'albero da blu. Bisogna colpirla subito. Ah, ma ci ha fatto prima, ho sprecato un attacco d'ora. Ok, ho messo anche slow. Ecco, uscire il vero boss. Lui è debole al vento. Giusto, giusto, una sfera di vero boss. Se non dovevo farla con Lulu. Shout. E ora vedrò pure la limite di Vanille. L'ho presa con la seconda, con la terza fase nel triple burst.
Non penso sia qui sotto, troppo potente. Se era questo tanto meglio, insomma, non ho fatto niente. Ok, è andato. Ha un'enorme difesa, ho tantissimi HP. Bisogna fare molta attenzione che gli orb non cambino colore. Poi se mi ha fatto attacco, non so perché, ma ha fatto veramente molti danni, non so se fosse attacco in percentuale. Quindi mettete sempre le caratteristiche basse, alzatevi un po' le difese e cercate di tenere le sue basse. Per far sì che le sfere siano sempre blu, portatevi dei AOE. Grazie all'invitazione, a breve passerò al prossimo, grazie, ciao.